Iniziamo. Espirando, incurva la schiena chiudendo le braccia, inspirando in arca, ancora fuori aria e prendo aria, fuori e dentro. Espira, incurva piegando le ginocchia, movimento fluido, dolce, continua. Ancora 5 secondi, siamo a 3, 2, 1. Ora scendi, cammina sulle mani e raggiungi la posizione plank. Da qui cammina indietro, mento verso il petto, risali e ancora roll down dinamico, cammina, posizione plank, cammina indietro, piega le ginocchia e risali. Ne facciamo altri due, vai. Posizione plank, cammina indietro e posizione retta. Continua. Ancora 10 secondi. 5 secondi. 3, 2, 1. Ok, da qui posizione plank, poi espirando elevo il bacino, stendo le gambe. Cerca di avvicinare il petto alle cosce, i talloni spingono verso terra, braccia tese, respira. Ancora 10 secondi, 5 secondi, 3, 2, 1. Ora solleva entrambi i talloni e abbassali, quindi sali sulle punte e scendi sui talloni. Solleva e abbassa. Braccia tese, bacino che spinge verso l'alto. Risucchia l'ombelico durante i movimenti. Continua. Ancora 5 secondi. 3, 2, 1. Ora ginocchio al petto, posizione a V e salgo sulle punte. Ora cambio gamba, altro ginocchio al petto, posizione a V, salgo e scendo. Continuo alternando ginocchio al petto destro e sinistro. Gambe tese quando sali sulle punte. Schiena ben allungata nella posizione a V. Continua. Ginocchio al petto, posizione a V, salgo e scendo. Cambio gamba, posizione a V, salgo e scendo. Ancora 3, 2, 1. Ora incurva la schiena e posizione prona. Appoggio il corpo a terra, stendo le braccia in posizione cobra. Scendo, risalgo, posizione a V. Spingo bene con le punte dei piedi in posizione plank, scendo, braccia tese e salgo ancora, scendo, plank, posizione a V, spingo bene con le punte dei piedi curva della colonna, plank, appoggio il corpo, stendo le braccia e posizione cobra. Ancora 3, 2, 1. Ora passa in posizione quadrupedica e siediti sui talloni, curva della colonna e posizione cobra. Apri bene il petto, ora inarca la schiena e torna poi in curva e siediti sui talloni. Ancora curva della colonna, raggiungiamo la posizione cobra, torna inarcando la schiena. Poi incurvandola ti siedi lentamente, fai curva, cobra, qui in arca, ora in curva e ti siedi, benissimo. Ora pancia a terra, espira, stendi le braccia, inspira, espira, fronte a terra e sali con le gambe, continua, glutei e gambe attivi. Le gambe sono sempre tese. I movimenti sono lenti e controllati dalla contrazione dei glutei e dell'addome. 3, 2, 1. Rilassa. Ora testa e spalle su.
braccia estese in avanti, palmi verso l'esterno, circonduzione indietro sollevando il torace. Torna e ripeti. A braccia estese indietro estendo maggiormente la colonna, allontanando il petto dal tappeto. Braccia in avanti, le porto indietro sollevando il busto. Ancora. Dieci secondi ora. Tre, due, uno. Ora rilassa e passa in posizione seduta sui talloni. Inspirando, torna in posizione prona. Siediti espirando, schiena rilassata. Inspira e torna in posizione prona. Continua, glutei ai talloni, rilasso la schiena e torno pancia a terra. Continua. 10 secondi ora. 3, 2, 1. Ora posizione quadrupedica. Da qui eleva il braccio sinistro alla gamba destra. Curva profonda della colonna e estendi di nuovo. Stesso braccio, stessa gamba. Continua. Quando sollevi braccio e gamba opposta, non superare la linea dei glutei per non inarcare eccessivamente la zona lombare. Testa allineata alla colonna. 10 secondi ora. 3, 2, 1. Ora avambraccio sinistro in appoggio, slancia la gamba in alto, ginocchio al gomito e slancia di nuovo. Il piede è sempre in estensione. Mano destra appoggiata sul lato per mantenere la posizione. Estendi indietro e fletti lateralmente. Ancora. Avvicina il ginocchio al gomito e estendi indietro. Se riesci tocca gomito e ginocchio, altrimenti avvicinalo solamente. 3, 2, 1. Ok, rilassa. Ora con il piede sempre esteso apri la gamba e torna. Apri lateralmente e abbassa. Continua. Il piede della gamba che lavora è sempre esteso. Apri lateralmente e torna controllando la discesa. Ancora 20 secondi. Ancora 15 secondi. 10 secondi ora. Resisti. Ancora 3, 2, 1. Ora dalla posizione a V. Piano piano la raggiungiamo. Gambe tese, talloni che spingono verso il basso, risucchia l'ombelico e allunga la schiena. Petto che spinge verso le cosce e respira. 3, 2, 1. Da qui inizia a molleggiare con le ginocchia, alternando destro e sinistro, destro e sinistro. Molleggia delicatamente mantenendo la schiena dritta. Ancora 3, 2, 1. Ora lentamente passa pancia a terra. Da qui, espirando, spingi con le braccia e siediti sui talloni. Inspirando, torna in posizione prona. Sali ed espira, glutei e talloni. Inspira e torna in posizione prona. Ancora, glutei ai talloni, rilassa la schiena. E di nuovo pancia a terra. Continua. Ancora 10 secondi. 5 secondi ora. 3, 2, 1. E recupera. E preparati in posizione quadrupedica, faremo la sequenza appena fatta dall'altro lato.
3, 2, 1. Quadrupedia, eleva il braccio destro e la gamba sinistra. Curva profonda della colonna e allinea di nuovo. Ancora, curva della colonna, poi allinea braccio e gamba opposta. Mantieni la testa sempre in linea con la schiena. Espirando in curva, inspirando stendi braccio e gamba. Ancora. Siamo a 10 secondi. Ancora 3, 2, 1. Ora avambraccio destro a terra, slancia la gamba in alto, ginocchio al gomito e slancia di nuovo. Vai, se riusciamo tocchiamo il ginocchio al gomito, altrimenti lo avviciniamo solamente. Il piede della gamba che lavora è sempre esteso, mano sinistra appoggiata a terra, estendi e fletti lateralmente. Estendi indietro e avvicina il ginocchio al gomito. Continua. Tre, 2, 1, rilassa. Ora con il piede sempre esteso, apri la gamba lateralmente e torna. Apri e torna. Apri sempre lentamente e torna lentamente. Apri, controlla la discesa e torna. Continua, ancora 20 secondi, apri e torna. Apri e torna. Continua, siamo a 10 secondi. Ancora 3, 2, 1. E recupera, ci prepariamo schiena a terra. Tre, due, uno, da qui sali in ponte, braccia estese indietro, poi portale ai lati del corpo e ancora, solleva le braccia e abbassa, eleva e torna. Si muovono solo le braccia, il corpo è fermo, continua, glutei sempre tesi. Il corpo è immobile, resisti ancora 10 secondi. 3, 2, 1, rilassa, poi espira, spalle su, traziona un ginocchio al petto e cambia gamba. Traziona una gamba e poi l'altra. I piedi anche qui sono sempre stesi. Fuori aria quando afferri la gamba, prendi aria nello scambio delle gambe. Addome in tenuta, testa e spalle sempre sollevate. Il corpo è fermo, si muovono solo le gambe. Continua. Ancora 5 secondi. 3, 2, 1. Rilassa la posizione. Da qui sali in ponte. Braccia tese sopra la testa e inizia ad abbassare e sollevare il bacino da terra mantenendo le braccia nella stessa posizione. Sali e scendi, sali e scendi. Il movimento è piuttosto dinamico. Sali e scendi, continua. Ancora 10 secondi. 5 secondi. 3. 2, 1, rilassa, da qui stendo la gamba sinistra, piede esteso e circonduzioni esterne a gamba tesa, quindi scendo, apro e salgo, scendo, apro e risalgo, lavoriamo solo la gamba sinistra, ancora 15 secondi, 10 secondi ora, ancora 3, 2, 1, cambiamo gamba, ora circonduzioni a gamba tesa con la destra, scendo, apro e risalgo, scendo, apro e risalgo,
Scendo e salgo sempre a gamba tesa e con il piede esteso. Mantengo la schiena ben aderente al tappeto, braccia rilassate. Ancora qualche secondo e siamo a 3, 2, 1. Ok, recupera, ci prepariamo in posizione seduta sui talloni. Posizione plank, a gamba tesa slancio la destra, punto il piede, posizione a V, torno, ginocchio sinistro a terra, slancio, punto il piede e posizione a V, continuo, posizione a V, appoggio il ginocchio, slancio la gamba, appoggio e ancora posizione a V, lavoriamo solo la gamba destra, posizione a V, appoggio, slancio, torno e posizione a V. Ancora 3, 2, 1. Ora elevo e allineo la gamba destra e braccio sinistro. Torno e continuo. Quindi appoggio leggermente la punta del piede destro e le dita della mano sinistra, prima dell'estensione braccio-gamba. Continua. Ancora 20 secondi, ancora 15 secondi, 10 secondi, 3, 2, 1, da qui posizione plank e posizione a V, appoggio il ginocchio e slancio la gamba sinistra, torno, posizione a V, ginocchio destro a terra, slancio, punto il piede e posizione a V. Ancora, appoggio il ginocchio, slancio la gamba e posizione a V. Continua. Nello slancio indietro mantengo il piede in estensione. Ancora 3, 2, 1. Ora elevo e allineo gamba sinistra e braccio destro, torno e continuo. Piccolo tocco a terra con la punta del piede destro e le dita della mano sinistra, prima dell'estensione braccio-gamba. Continua. Estendo e torno. Estendo e tocco terra. Ancora 15 secondi. Siamo a 10 secondi, 3, 2, 1, ora mi sdraio in posizione prona, braccia e gambe estese, sollevo la testa, braccio e gamba opposta e rilasso giù, cambio braccio e gambe e continuo, gambe tese e braccia tese sia quando salgo sia quando scendo. Il collo resta in linea con la schiena. Ancora 15 secondi. Salgo e scendo. Cambio lato, salgo e scendo. Ancora qualche secondo. 3, 2, 1. Rilasso e raggiungo la posizione a V. Ora solleva entrambi i talloni e abbassali. Salgo e scendo, punte, talloni, braccia tese, bacino che spinge verso l'alto, risucchia l'ombelico durante i movimenti, sali e scendi, sali e scendi, ancora qualche secondo, 3, 2, 1, mi rilasso, pancia a terra, da qui espirando solleva il torace, braccia e gambe. Con movimento rapido ma controllato solleva in modo sincronizzato braccio e gamba opposta, alla stessa velocità. Non oscillare con il bacino, collo in linea e sguardo verso il tappetino. Gambe tese e piedi in estensione. Continua.
Ancora qualche secondo. 3, 2, 1. Rilasso. Ora raggiungiamo la posizione a V. Da qui incurva la colonna e torna in plank. Ancora, V rovesciata. Spingo con le punte dei piedi e raggiungo la posizione plank. E di nuovo, posizione a V, curva della colonna e posizione plank. Continua. Ancora qualche secondo. Ancora 3, 2, 1. Ok, benissimo. Recuperiamo e poi passiamo alla mobilizzazione e stretching. Posizione di quadrupedia, espira in curva la schiena, inspira in arca, mani posizionate sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, prendi aria quando distendi l'addome, fuori aria quando contrai l'addome, continua, movimento fluido, dolce. Fermo il movimento, ora piede destro davanti a te, schiena dritta e respira. Ora lentamente mani a terra, stendi la gamba destra, solleva la punta del piede e incurva la schiena. Respira e mantieni la posizione. 3, 2, 1. Lentamente sciolgo, ora portiamo la gamba sinistra in avanti, appoggiamo bene il piede a terra, mani ben posizionate e respiro. 3, 2, 1. Ora lentamente stendi la gamba, solleva la punta del piede e incurva la schiena. Respira e mantieni la posizione. 3, 2, 1, recupera e passa schiena a terra. Incrocia le gambe, piedi in estensione, afferra entrambe le caviglie e respira. Schiena ben aderente e se vuoi chiudi gli occhi. 3, 2, 1, sciogli la posizione e cambia incrocio. Afferra le caviglie, rilassati e respira.
3, 2, 1. Ora lasciati cadere sul fianco. Da qui apro una gamba e lentamente lascio cadere il corpo dall'altro lato. Ora apri l'altra gamba e continua. Lentamente rotola sulla schiena da sinistra a destra e da destra a sinistra, seguendo la gamba che si apre. Respira. Tre, due, uno. Recupera e piano piano alzati in posizione seduta. Tre, due, uno. Ora piedi a 45 gradi, ginocchia in apertura, mani unite in preghiera e spingi con i gomiti verso le ginocchia. Resta in posizione e respira. Tre, due, uno. Ora stendi le gambe, fletti le ginocchia, risali incurvando la schiena. Da qui incrocia le dita delle mani ed estendi le braccia in alto. Spingi bene con le mani verso l'alto, schiena ben allungata e spalle basse. Tre, due, uno. Ora gambe ampiezza spalle, prendo aria in arco la schiena, fuori aria, bacino che spinge in avanti, ancora, inspiro bene e butto fuori. Inarca la schiena qui e incurva la schiena qui. Ancora, inspiro, sollevo le braccia, espiro e abbasso. Ancora 15 secondi. Ancora 10 secondi. Tre, due, uno. Ok, benissimo. Il tuo allenamento è terminato. Ci vediamo al prossimo video.